Bene, grazie per essere venuti. E stasera presentiamo quindi il mio libro, La cucina arancione. Si tratta di una raccolta di racconti di vario tipo, sono 25 racconti. Il libro si apre con una prefazione di Marzia Calocci, che è un critico fiorentino, e poi diciamo, ci sono questi racconti che sono introdotti in parte da alcune epigrafi, da alcune citazioni che introducono già le tematiche che verranno affrontate in questi racconti. Quindi ne parleremo insieme a Valentina Meloni, che è poetessa e scrittrice e collabora a varie riviste di letteratura, tra cui Segreti di Pulcinella ed Euterpe, Susanna Polivanti, scrittrice e recensionista, e la professoressa Francesca Montesperelli, professoressa dell'Università di Perugia, professoressa di letteratura inglese. Parleremo quindi di questo libro, dando dei punti di interpretazione, magari diversi, affrontando diciamo, questo prodotto narrativo secondo varie luci. Quindi lascerei la parola a Valentina, che ha reso possibile la presentazione questa sera, e quindi per questo la ringrazio subito. È stato un onore e un piacere. Buonasera. Io vorrei aprire questa presentazione partendo, diciamo, dalla copertina di questo libro che è molto interessante. Ed è la prima cosa che mi ha colpito quando ho conosciuto Lorenzo Spura a Firenze, credo lo scorso agosto, alla cabina teatrale, in occasione della presentazione di un altro suo lavoro scritto a quattro mani con Massimo Acciai, un altro nostro collega, La metafora del giardino e letteratura. Ero stata incuriosita perché aveva portato anche questo libro e ho chiesto io di poterlo leggere, in effetti, proprio attratta sia dal titolo che dalla copertina. E poi leggendo diciamo, ho fatto degli accostamenti, diciamo sia dal colore della copertina, che è un colore insolito, arancione, e che mi ha aperto diciamo, delle supposizioni su quale potesse essere la tematica, di cui non sapevo nulla. L'arancione è un colore diciamo, che sta tra il rosso e il giallo, al limite, e questa raccolta di racconti hanno come filo conduttore il tema psicologico e in particolare diciamo, quel limite diciamo, che raggiunge a volte la psiche umana da cui possono poi accadere diciamo, degli accadimenti non proprio, ecco, un po' fuori della norma, diciamo così. Le tematiche che affronta Lorenzo Spurio in questa raccolta sono tematiche abbastanza forti. Lorenzo si pone come spettatore, raccontando al lettore in maniera abbastanza analitica la vita di questi personaggi, che ricordiamocelo, sono personaggi e non persone, sono scaturiti dalla fantasia dell'autore, anche se ovviamente questi personaggi portano a far riflettere su delle tematiche molto attuali. E se, proprio sulla tematica attuale che c'è la grande contemporaneità di questa raccolta, che reputo una raccolta, una letteratura d'avanguardia per come è affrontata, per come viene proposta al lettore, il quale lettore può certamente trovarsi spiazzato nella lettura, diciamo, di questi racconti, proprio perché le tematiche affrontate sono forti e il metodo narrativo è particolare, in quanto Lorenzo usa un linguaggio molto semplice ma colorito, diciamo, nella sua struttura linguistica, accostando, diciamo, degli elementi di contrasto sulla personalità dei vari personaggi. Questo porta, diciamo, il lettore in un primo momento a disconoscersi dal personaggio e a immergersi totalmente nel vissuto di questo personaggio.
Ovviamente le tematiche sono così forti che non potrebbero non essere gradite da tutti, ecco, diciamo così. Facciamo un paragone, vediamo la cucina arancione come un luogo metaforico della psiche. La cucina è il luogo per eccellenza delle trasformazioni. E noi attraverso, diciamo, questi racconti abbiamo la possibilità, abbiamo uno strumento dalla grande forza psicagogica che se riusciamo, diciamo, ad utilizzare nel migliore dei modi possiamo anche affrontare, guardare in faccia le nostre personali paure, quelle che vediamo come uno spettro, diciamo questa cosa a noi non accadrà mai e già quella cosa ci impaura. Attraverso questa narrazione abbiamo proprio la possibilità di calarci in queste situazioni. Ovviamente Lorenzo ha un tratto stilistico particolare, per cui questa tematica viaggia su un filo tragicomico, ecco, ed è meno pesante di quello che uno potrebbe pensare. Comunque non è una lettura adatta a tutti, diciamo che se uno vuole, non vuole assaporare, diciamo così, dei sapori piccanti, un pochino più forti, potrebbe restare fuori e non apprezzare, diciamo, la cucina arancione. Sicuramente non ci si annoia, questo è indubbio. Lorenzo, diciamo che tratta... io ho tante cose da dire, ma non lo dirò tutto, appunto. Diciamo che il filo conduttore per me di questi racconti, per come l'ho vista io, è la tragedia umana, vista nella sua parte più folle, quella parte, diciamo, diciamo non controllabile, il luogo che non si può prevedere, ecco. Chiaramente per questo risulta una lettura, diciamo, abbastanza interessante, perché non è scontata. E il filo conduttore è la tragedia, appunto perché la tematica che si tratta è quella psicologica, tematiche che Lorenzo ha già affrontato nei suoi primi saggi sullo scrittore Ian McEwan, che ha portato, diciamo, come tematica di tesi nella sua laurea e che ha, di cui ha seguito diciamo le varie fasi la professoressa Montesperelli, se la professoressa vuole... Sì, ecco, in effetti io presento con molto piacere questo testo, questa raccolta di racconti di Spurio, anche perché io sono una vecchissima lettrice di Spurio, da quando lui neanche era scrittore, ma era soltanto uno studente che preparava la sua tesi. La tesi, come diceva, come è stato appena detto adesso, era una tesi su Ian McEwan, grandissimo scrittore contemporaneo inglese, che evidentemente è rimasto un po' tra i padri letterari, perché leggendo questi racconti io ho trovato, non direttamente naturalmente, che è tutt'altra cosa, ma alcuni dei temi, delle atmosfere, delle situazioni, delle tragedie umane, appunto, di cui si parla, sono per molti versi affini a quelle di Ian McEwan. McEwan, soprattutto nella prima fase della sua produzione, forse adesso da noi è più noto per Le ultime cose, per, non so, Atonement, di cui è stato fatto un film molto famoso qualche anno fa, oppure gli ultimi, Solar, per esempio, hanno avuto un discreto successo, un buon successo anche in Italia, ma la prima produzione di Ian McEwan era una produzione che affrontava temi piuttosto morbosi, grotteschi, vogliamo dire a volte pornografici, in genere anche macabri per certi aspetti, tanto che il lumignolo con cui era conosciuto negli ambienti letterari ai tempi era proprio Ian McCabre, dove questo macabro mimava, diciamo, il McEwan in un senso abbastanza evidente. Libri molto provocatori, molto inquietanti,
che toccavano e vanno ancora a toccare i temi, per esempio, della sessualità, della patologia psicologica, della difficoltà di vivere in qualche modo, soprattutto relativamente all'infanzia e all'adolescenza. E anche questo è un elemento che io ho trovato presente nella raccolta di racconti di Spurio, naturalmente. Anch'io avrei molte cose da dire, che non potrò dire tutte quante, però intanto quello che vorrei sottolineare per gli eventuali lettori di questo testo è che i racconti entrano con grande, come dire, facilità, con grande fluidità dentro la coscienza dei personaggi. Sono o monologhi veri e propri nel caso di racconti in prima persona, o analisi psicologiche fatte dall'autore cosciente, dall'autore in terza persona, ma in entrambi i casi la scrittura è una scrittura che veicola, che aiuta il lettore ad entrare nella psicologia dei personaggi. Personaggi spesso oppressi dalla solitudine, dalla patologia mentale o emotiva o psicologica, personaggi malati, travolti da varie forme di disordine mentale, in quello che appunto, come si diceva prima, sono vere e proprie forme estreme della coscienza. Si parla per esempio di patologie come la pedofilia, tanto per essere chiari, come l'incesto, come l'abuso sessuale. In alcuni casi queste cose insieme, per esempio c'è, mi ricordo se è l'ultimo forse racconto, La casa al mare, che è forse secondo me uno dei più interessanti della raccolta, dove il protagonista, che è un padre, un protagonista maschile, appunto porta la figlia nella casa al mare, accompagnata la figlia, che è una bambina, giovanissima, una ragazzina, accompagnata da un'amica. E le attenzioni del padre alla fine del racconto si concentrano proprio in senso erotico sulla amica, la giovanissima amica della figlia, quasi come se l'amica non fosse poi nient'altro che una trasposizione della figlia stessa. Le due bambine stanno sempre insieme, stanno in macchina insieme, dormono nello stesso letto, per cui poi le attenzioni erotiche del padre, che per fortuna diciamo non si concludono in maniera tragica, ma queste attenzioni sembrano quasi scivolare sull'amica per non volersi, per non potersi fermare sulla figlia. Ci sono casi, ci sono racconti in cui si narra di abusi sessuali, per esempio nel racconto che dà il titolo alla raccolta stessa, la cucina arancione. E poi ci sono anche altre patologie, c'è l'ipocondria, per esempio, in un altro racconto interessante che mette insieme molti di questi elementi, che si chiama Gutron, esattamente. Ci sono le alterazioni percettive, nello stesso Gutron il protagonista dice mi sembrava di essere mangiato, se non ricordo male, da un armadio. Ci sono casi di sadismo, di vero e proprio sadismo, in alcuni casi nei confronti di animali, di piccoli animali. In due racconti, il solito Gutron di cui stiamo parlando e il signor Johnny, che è un altro racconto piuttosto interessante. Il tutto, diciamo, poi io non voglio fermarmi su ogni racconto e su ogni caso, ma il tutto immerso in un ambiente che si ripete, quasi identico direi, in ognuno dei racconti. I racconti sono ambientati tutti quanti, prevalentemente, negli interni. Non ci sono esterni, sono tutte camere, soprattutto camere da letto e in gran parte cucine. Del resto la cucina arancione è un titolo non casuale perché quasi tutto sembra svolgersi nelle cucine, come se la cucina fosse un po', come dire, l'ambiente nel quale si riassume la casalinghitudine, la quotidianità della vita di tutti i giorni. Abitati, oltre che dai personaggi, da oggetti che anche questi ritornano in maniera abbastanza frequente, abbastanza continua nei racconti. Sono gli oggetti di nuovo
della quotidianità, sono la televisione molto spesso, sono il mobilio, sono molto anche i vestiti, anche qui ci sarebbe da fermarsi a lungo, ma l'elemento dei vestiti è un altro elemento importante in queste storie, a cominciare dalla donna con il cappotto ocra, che è in realtà un personaggio onirico, è un personaggio che il protagonista sogna e dal quale è ossessionato sostanzialmente. Ma comunque l'elemento dei vestiti ritorna molto frequentemente. Questa attenzione al dettaglio e ad un certo tipo di dettaglio, diciamo i dettagli apparentemente insignificanti, ma che in realtà invece sono simbolicamente, implicitamente portatori di tutta una serie di possibili significati naturalmente. Questa attenzione ai dettagli mi ha fatto pensare che oltre che la filiazione esplicita, diretta da Ian McEwan, del resto una delle epigrafi, se non ricordo male, presa proprio da Ian McEwan, ci sia anche qualcos'altro. Ne parlavo poco fa con Lorenzo, che invece mi diceva di non conoscere l'ambito a cui faccio riferimento, ma io trovo una notevole somiglianza fra questi racconti e la narrativa dei cosiddetti scrittori cannibali, che sono un gruppo di scrittori italiani che qualche anno fa, ormai diciamo vari anni fa, mi pare anni 90 se non ricordo male, era venuto fuori in una antologia che ebbe un successo strepitoso, che divenne un testo cult di quegli anni, che si chiamava appunto La gioventù cannibale, pubblicata da Stile Libero di Einaudi a quel tempo, ancora una collana agli inizi, seguita da Severino Cesari, che poi è diventata una collana oggi di grandissimo rilievo nell'ambito dell'editoria italiana. Ecco, in questa raccolta di racconti, in questa antologia di racconti, La gioventù cannibale, scrivevano personaggi del calibro di Ammaniti, per esempio di Aldo Nove, di Scarpa, e il tipo di scrittura, il tipo di ambientazione, il tipo di situazioni è effettivamente molto simile a questa di Lorenzo Spurio, che pure mi dice che non ha letto queste cose, ma è perché evidentemente ormai è un po' come dire l'aria che si respira, cioè nella narrativa italiana contemporanea gli elementi poi che si rincorrono, poi non solo italiani devo dire, perché si potrebbero citare anche scrittori come Chapman, per esempio, che è uno scrittore americano di grandi origini altre, insomma, di grande rilievo, che pure si muove un po' su questa lunghezza d'onda. Ecco, quindi mi sembra che questo tipo di scrittura e di situazioni sia assolutamente omogenea, abbastanza, affine alle cose più recenti, più interessanti che si stanno facendo nel panorama della narrativa contemporanea. E, ecco, l'ultima cosa a cui volevo accennare, che in parte è stata già detta, è il ruolo a cui Lorenzo costringe il lettore. Nel senso che il lettore che affronta questo testo certamente non avrà la vita facile, nel senso che la lettura è una lettura da un lato molto coinvolgente, molto interessante, e dall'altro però abbastanza difficile. Ci troviamo in parte a volte ad essere complici di quello che succede, no? Naturalmente. Complici ma anche voyeur, due ruoli che accettiamo diciamo con difficoltà, ma forse il ruolo che ci è più difficile accettare è quello di essere messi in qualche modo di fronte agli angoli oscuri della nostra stessa coscienza, perché poi naturalmente questi personaggi non sono personaggi completamente altri, sono personaggi nei quali noi possiamo anche vedere affiorare il nostro rimosso, il nostro negato, il nostro nascosto ma sempre comunque implicito, ed è forse proprio questo che crea maggiormente la sensazione di spaesamento di cui si parlava prima, di vertigine quasi, di difficoltà a muoversi da lettore in uno spazio di questo genere. Ecco, comunque vi consiglio il testo, perché diciamo che è un testo di notevole interesse. Penso che... Grazie. Tocca a me. Allora, io ho conosciuto Lorenzo quest'estate, ci siamo conosciute prima virtualmente,
e poi ci siamo incontrati e durante questo nostro primo incontro Lorenzo mi ha fatto dono di questo suo libro. Leggendolo ho imparato a conoscere veramente Lorenzo, perché il primo elemento che mi è saltato subito agli occhi è la capacità di Lorenzo Spurio di, con una particolare creatività fantasiosa, di indagare nell'animo di ogni individuo. Quindi una capacità particolare introspettiva. Cosa fa Lorenzo? Lorenzo non indaga semplicemente nell'essere a livello di anima, ma indaga la coscienza di ogni suo personaggio. Indagandone la coscienza va a quasi a spiegare, a dare una risposta a tanti atteggiamenti estremi, paradossali, che poi ritroviamo nella nostra attualità, e quindi è una scrittura di proiezione di un disagio all'interno della nostra società. Diciamo che quindi il suo argomento preferito potrebbe essere la cronaca, ma la cronaca intesa come? Non per il risultato finale di un atto, di un evento tragico o di un omicidio efferato o di qualcosa di veramente molto drammatico, ma semplicemente Lorenzo ricerca la causa nella coscienza di ogni individuo che può aver scatenato questo evento. Quindi una grande capacità a livello psicologico, una grande capacità a livello di introspezione e con una creatività fantasiosa, quindi badate bene, non fantastica ma fantasiosa, e con una sottile ironia. Molto importante questo, perché in ogni paradosso noi troviamo un'ironia. Cosa tratta? Tratta personaggi che soffrono di fobie, di ossessioni, di paure infondate, di anagasmi, che in psicologia è quell'atteggiamento a cui non ci possiamo sottrarre, quel tipo di comportamento che cerchiamo di frenare ma assolutamente non riusciamo a gestire. Il tutto fatto con uno stile molto delicato, perché trattando un simile tema, trattando tali argomenti, potremmo pensare che ci sia da parte dello scrittore una specie di crudeltà, di violenza. Invece non è così, perché in ogni racconto, anche nei fatti peggiori, negli eventi più tragici, viene ogni dettaglio e ogni immagine viene descritta con molta delicatezza da parte dell'autore. E diciamo che Lorenzo Spurio mi fa anche venire in mente i personaggi di Lorenzo Spurio mi fanno un attimo venire in mente il famoso Mr. Hyde. Quindi diciamo quella parte nascosta di ogni individuo, perché poi in fin dei conti si tratta di storie, di racconti che trattano una vita ordinaria che a volte va al di là dell'ordinarietà e diventa purtroppo un evento anche di cronaca nera. Lo stile di Lorenzo è fluido, uno stile scorrevole, usa delle metafore pittoriche anche all'interno di un racconto che può trattare un tema complicato e difficile. Sicuramente, come ha detto la professoressa, non è un libro da leggere con velocità e da leggere con poca attenzione, no, va fatta molta attenzione, perché quel dettaglio, che mi ripeto, ma è una cosa che ho notato anch'io ed è molto importante, l'elemento che
utile e solito usare lo scrittore è quello di descrivere a volte nella minuzia un dettaglio che a primo avviso potrebbe sembrare insignificante, ma che poi è riportato nella conclusione del racconto, in effetti ci dà anche un pochino la soluzione. È un po' la tecnica dello scrittore spurio, quello di distrarre momentaneamente il lettore su un particolare dettaglio, chiaramente osservato da uno dei personaggi dei suoi racconti, per arrivare poi a un finale che a volte è completamente differente da come si era immaginato dalle prime righe. Quindi per me è sicuramente uno scrittore che ama analizzare l'aspetto psicologico, l'aspetto introspettivo dei suoi personaggi. È il genere a livello di racconti che più attrae Lorenzo Spurio. Altrimenti Lorenzo è un critico letterario e giustamente come critico letterario si dedica alla scrittura di vari saggi. Nei suoi racconti diventa un pochino il critico a livello psicologico, il critico psicologo dei suoi stessi personaggi, che tratta e descrive con molto equilibrio, e questa è una dote che ha l'autore, di riuscire a descrivere un evento e a descrivere determinati atteggiamenti anche abbastanza complicati della nostra psiche con un perfetto equilibrio. In una delle ultime presentazioni del libro La cucina ragione di Lorenzo Spurio mi è capitato di ascoltare una domanda che era stata rivolta a Lorenzo da parte di una collega, una scrittrice, la quale gli chiese: ma Lorenzo, a forza di scrivere di questo genere di personaggi non c'è poi il pericolo che tu stesso possa diventare come loro? E io mi ricordo che appunto risposi io a questa nostra collega dicendo: no, la creatività e il genio di questo scrittore sta proprio nel fatto di rimanere equilibrato e distaccato da quella stessa scena che invece descritta nei suoi libri è vissuta pienamente. Però è come, vi ricordate il film di Hitchcock, dove lo stesso Hitchcock ogni tanto faceva la sua comparsa e passava davanti ai protagonisti? Ecco, Lorenzo Spurio fa un po' così, ogni tanto compare pur non comparendo. È secondo me un libro molto interessante e sicuramente molto attuale, perché il tema per cui Lorenzo è abbastanza sensibile, data anche la sua giovane età, in fondo è quel tipo di disagio che può avvenire in qualsiasi ambiente familiare e nella nostra stessa società. Un tema molto caro, lui ha organizzato anche dei reading poetici sul disagio psicosociale, è un tema molto caro, quindi senz'altro dettato dalla sua immensa sensibilità come uomo e come scrittore. Grazie. Posso continuare? Sì. Vogliamo leggere qualcosa? Io direi di leggere qualcosa in maniera che... scegliere quale parte... Diciamo che, riallacciandomi al discorso di Susanna Polimanti dello stile narrativo dell'autore, mi piaceva porre l'accento su una particolarità che mi ha un po' così colpito. E io gli ho dato anche un nome, perché secondo me è un tratto caratterizzante di Lorenzo, perlomeno in questa raccolta. E, diciamo, Lorenzo usa una tecnica narrativa in cui fa parlare il personaggio in prima persona, quindi questa impersonalità che è stata già usata nel bellismo, comunque, cioè non è una cosa nuova,
però rende, diciamo, la lettura piacevole, perché fa immedesimare subito, diciamo, il lettore nella narrazione. E Spurio, per dare, diciamo, per rafforzare questo contrasto tra questa iniziale normalità, diciamo, del personaggio, no? In cui noi ci identifichiamo, e poi questa improvvisa alterazione mentale, a volte si avvale anche dell'uso della focalizzazione esterna, quindi un punto di vista estraneo, che in questo caso è rappresentato però dal io narrante dei protagonisti stessi. Io dico estraneo perché noi non ci riconosciamo, non vogliamo riconoscerci, perché sono affetti da patologie, manie, eccetera, quindi noi non li troviamo assimilabili, in quanto noi ci identifichiamo come soggetto sano, tra virgolette, non malato. Ecco, questa focalizzazione esterna, diciamo, aiuta a porre l'accento su questo contrasto tra la prima normalità e questa cellula impazzita che esplode durante la vita del protagonista. Nella sua narrazione, diciamo, io ho ritrovato questo stilema, che io l'ho chiamato ossimoro narrativo, rifacendomi, diciamo, a diciamo una tecnica poetica. Ovviamente ho diciamo, preso in prestito in senso allargato, perché in una narrazione non ci può essere, diciamo, un ossimoro allargato, però insomma rende l'idea. E lo stimolo narrativo per me rappresenta appunto questo ghiaccio bollente, mettiamolo così, questo buco nero dell'intreccio, che è fatto di contrasti nella personalità del personaggio, che sta ad indicare l'imprevedibile, cioè questo non luogo, questo qualcosa di ancora inesplorato, appunto la cucina, il luogo della psiche, dove fuori esce il latte, si bruciava il pane, accadono le cose più strane, anche se stiamo lì a controllarlo puntualmente. Ecco, accade proprio questo nella cucina arancione. Ed è interessante vedere appunto che questo buco nero, questo, diciamo, intreccio imprevedibile, alla fine culmina in un grande momento di intensità, di impatto emotivo, un momento di annizione molto, molto forte. Per esempio, adesso prendendo, diciamo, come spunto, io l'ho trovato in Questioni di uguaglianza, che è, vediamo a che pagina è, 224. Sì, leggiamo un pezzetto per... Esordisce l'incipit, esordisce così: la prima cosa a cui aveva pensato era stato che tutto si sarebbe risistemato. Suo padre infatti lo aveva sempre esortato a credere con convinzione a tutto ciò che desiderava, e da bambino tutte le cose che aveva sperato si erano poi realizzate. Niente di fantastico o di particolarmente bizzarro. Gli ingredienti per andare avanti nella vita erano il senso di responsabilità, l'indipendenza e la fiducia in se stessi. Ecco, sembriamo trovarci di fronte a un bravo ragazzo, e qui tutta la narrazione si dipana così, fino a quando culmina in una tragedia. Non immagineremo mai all'inizio di questa lettura che alla fine del racconto il bravo ragazzo si trasforma in pochissime battute in un omicida di inaudita violenza. Quindi, diciamo, questo, diciamo, stilema, questa tecnica narrativa sta ad indicare quel momento di interruzione della normalità, quel blackout emozionale apparentemente inspiegabile che poi porta, diciamo, il protagonista a compiere dei gesti folli. Vediamo se trovo il passo in cui compie il gesto folle. Ovviamente questo ragazzo, diciamo, aveva subito un torto dalla zia, se non sbaglio, aiutami tu, e diciamo, in un momento di estrema, diciamo, delicatezza della sua vita,
in cui c'erano delle difficoltà da parte del padre, difficoltà economiche e anche diciamo, di relazione probabilmente, lui decide di andare a trovare una zia che non si era resa disponibile ad aiutarlo e ad aiutare il padre. E oltre a non essersi resa disponibile, aveva sostanzialmente costituito un elemento di impedimento per l'eredità della nonna che era morta, quindi la zia voleva accavallarsi questa eredità che in realtà doveva essere divisa tra lei e il fratello, quindi il padre del protagonista, e quindi qui c'è anche tra le righe dell'altra una critica sostanzialmente nei confronti della facilità che nell'oggi c'è nel corrompere un magistrato o un avvocato eccetera. E quindi sì, il ragazzo si presenta a casa della zia e dà manifestazione a questo tormento interiore che l'ha animato nei confronti appunto del padre che è stato è stato maltrattato dalla sorella. E quindi il ragazzo che ha dentro di sé questa violenza che fino a questo momento non è riuscito a far fuoriuscire dal suo personaggio, compie la tragedia, non tanto nei confronti della zia, ma nei confronti del figlio della zia, quindi suo cugino, poi come vedremo appunto nella lettura, per arrecare alla zia un dolore doppio rispetto a quello che lui realmente poteva fare in questo momento. E appunto è da qua, nel salone, pagina 229. Nel salone vide un ragazzo dall'espressione idiota che ipotizzò avesse la sua stessa età e capì essere suo cugino, perché notò la grande quantità di carinerie che la zia utilizzava nei suoi confronti. Ancora prima di salutarlo, estrasse dal giubbetto jeans un coltello a serramanico e da dietro gli squarciò la gola. Sentì il ragazzo nel tentativo di gridare qualcosa, ma il suono si perse appena la gola si aprì e da lì prese a zampillare un sangue troppo scuro. La zia si portò le mani ai capelli e prese a gridare, ma senza piangere. Uscì di casa, premurandosi di chiudere bene il portone, e se ne ritornò alla stazione. Telefonò poi al babbo per comunicare l'orario in cui sarebbe stato in stazione, ma il genitore rimase ad attenderlo, preoccupato per un paio d'ore in più, senza che gli giungessero nuove comunicazioni. A Bologna era stato arrestato. Durante l'interrogatorio non mancò di riconoscere la paternità del gesto e disse di averlo fatto per questioni di uguaglianza. Ora anche la zia aveva la vita rovinata. Insomma, è abbastanza. Nello stesso gesto folle e pazzo c'è comunque un'assurdità. Quindi è lì che esiste il vero paradosso. La stessa pazzia viene vista anche come paradosso, quindi non più vista come una malattia, come una patologia vera e propria, ma portato agli estremi e quindi sotto un punto di vista proprio paradossale. A me ha colpito di tutta la raccolta. Una predisposizione particolare perché l'autore gioca su queste patologie, su queste caratteristiche mentali e psichiche, lui gioca su questa cosa e presenta il racconto in maniera, parte sempre con il racconto in maniera normalissima, come un romanzo tranquillo e pacifico, e poi alla fine ecco che, come diceva la collega, c'è il fatto imprevedibile che uno non si aspetta, quindi c'è una doccia fredda, sì, proprio in finale. Mi piace come tratta il tema dell'imprevedibilità, beh, è una sua caratteristica. Sono abituata a leggere queste cose, ma devo dire la verità che ho subito vari shock durante la lettura di questo libro. Che è una chicca letteraria di Lorenzo Spurio questa cosa. Sì, come ha detto la professoressa, non è un caso che la gran parte dei personaggi sono bambini o comunque sia adolescenti, proprio perché il personaggio non è maturo e quindi spesso manca anche la figura genitoriale, in questo caso la madre è assente, il padre subisce una mutilazione molto grave perché perde un braccio, quindi non può più lavorare. E quindi manca un sistema di affetti, di convinzioni, di responsabilità da parte dell'ambiente ed è questo che matura e dà sostentamento poi
alla tragedia finale, perché appunto il ragazzo vive questo tormento nel privato senza appunto poter ricevere un aiuto appunto da chi potrebbe farlo ragionare diversamente, e invece attua diciamo in una maniera sconsiderata, proprio perché appunto è un ragazzo, quindi la realizzazione delle sue azioni è radicale, diciamo, non ha mezzi misure, quindi il ragazzo per vendicarsi adotta diciamo, il metodo più infame, se vogliamo. E quindi sì, questo... Quindi è uno stimolo alla riflessione per indagare anticipatamente, per andare a ricercare prima che avvenga un evento, quali sono quei motivi profondi che possano portare un individuo ad assumere certi atteggiamenti e a fare certe cose, quindi uno stimolo di riflessione, diciamo, che ci porta anche la stessa riflessione che dovremmo fare ogni volta che sentiamo qualcosa in televisione, un episodio di cronaca nera, cioè siamo pronti a condannare quello che è il risultato di quell'episodio, però nessuno di noi si chiede cos'è che ha portato l'autore a comportarsi in questa maniera. Quindi Lorenzo lascia questa riflessione al lettore. E quindi questa è una riflessione, il messaggio comunicato con questi racconti è proprio questo, portare alla riflessione e cercare di comprendere coscientemente, consapevolmente, che cosa ci può accadere in determinati momenti, e quindi chiedere anche aiuto, cercare di creare relazioni più sane. Sì, infatti anche ad esempio in questo racconto il paradosso potrebbe essere visto nel fatto che lui fa questa azione diciamo come ripicca per difendere appunto la figura di suo padre, che è stato messo diciamo fuori gioco dalla questione dell'eredità, non consapevole poi del fatto che appunto verrà arrestato, e quindi probabilmente il suo rapporto con il padre finirà, perché lui dovrà rispondere magari di fronte alla legge, verrà messo in un carcere minorile, o comunque sia apporterà al padre un dramma maggiore di quello che appunto ha rappresentato la non eredità, e quindi questo è proprio rappresentato dal fatto che è un ragazzo, quindi agisce in maniera sconsiderata, creando poi disagi ancora maggiori di quelli che potevano essere diciamo considerati preliminarmente nel gesto. E questa è una bella critica alla nostra società attuale, pienamente. Per questo anche, insomma, reputo una letteratura di qualità, ecco, per gli argomenti trattati, per come anche sono trattati. Attualissimo. Nel modo in cui sono trattati. Se, non so, se volete leggere altri passi. No, se ne c'è qualcuno che vuole magari fare delle domande. Proprio l'argomento che non avete compreso. Non so, ad esempio possiamo dire, aggiungere due parole sul fatto che diciamo, il testo può anche essere visto come il testo nel suo complesso, come un esperimento di psicologia diciamo, collettiva, quella branca della psicologia che studia il rapporto del singolo con il gruppo. In realtà qui nei racconti non c'è mai un gruppo, non c'è mai una comunità, c'è sempre il singolo in rapporto o alla madre o alla moglie, o comunque sia a un esponente prossimo alla famiglia. Raramente ci sono amici, la scuola è connotata diciamo come ambiente marginale, che sì, è deputato all'istruzione, però che non aiuta, che non comprende diciamo, le esigenze del singolo, di disagio. E quindi sostanzialmente diciamo che rileggendolo nella sua interezza, l'opera ha sostanzialmente solo due racconti che vedono un protagonista in relazione alla società. E questi sono Lea, dove abbiamo questa signora diciamo, che ha probabilmente dei problemi perché non riesce a interagire con le altre persone, quindi fa una domanda, riceve le risposte sulle altre domande, perché appunto non ha mai avuto questa capacità nell'interloquire, avere una comunicazione diciamo, normale con le persone. E quindi in questo caso il gruppo non fa altro che immaginare la donna perché la considera pazza, e questo
comporta a sua volta una vittimizzazione ulteriore, quindi la donna che non riceve aiuto dalla società e quindi non viene compresa, non viene aiutata. E un altro racconto, che è quello dell'ordigno inesploso, dove sostanzialmente abbiamo questa persona che è ossessionata dalla perdita dell'identità, quindi è un tema molto caro alla letteratura dei primi anni del Novecento, trattato diciamo a molti scrittori. E quindi questo personaggio che è costretto ad abbandonare, a lasciare la casa perché devono sostanzialmente togliere l'ordigno bellico che è stato trovato vicino al suo quartiere, e prima di lasciare casa lui si porta con sé nella borsa tutte le bollette pagate della corrente elettrica, del canone televisivo, eccetera, addirittura la laurea, gli ultimi esami medici che aveva fatto all'ospedale, e poi appunto si assopisce nella panchina di un giardino dove si è riposato, e quando si sveglia scopre sostanzialmente che questi documenti che servivano ad accertare la sua identità, quindi la carta d'identità, gli esami medici, eccetera, eccetera, hanno tutti un nominativo diverso dal suo, e quindi lui sostanzialmente, non avendo questa carta che testimonia chi è lui, cosa ha fatto, cosa ha studiato, dove abita, eccetera, eccetera, lui si sente perso, e quindi anche qui c'è un finale diciamo, un po' suggestivo, diciamo uno dei più comici all'interno del libro, fa sorridere, e chiaramente sottolinea il tema di questa problematica ipocondriaca che il personaggio appunto vive come disagio. C'è il rapporto qui ad esempio con la sorella, il rapporto telefonico, il cognato che lo considera pazzo, quindi non lo vuole incontrare, quindi sono dei personaggi già in luce che vivono una loro solitudine che è un po' autoimposta, diciamo. Dall'altra parte è la società che vedendo diciamo, questi personaggi che difettano di qualcosa che viene sostanzialmente ai margini di quella che è la collettività. Quindi diciamo che il libro dà anche voce a quelli che sono varie categorie di marginati, ecco. Più che parlare di pazzi, che è già una stigmatizzazione molto diciamo, grave, possiamo dire che si tratta di personaggi malati, ma dire pazzi già utilizziamo un giudizio di carattere di un certo tipo di giudizio che appunto stigmatizza questi personaggi. E quindi, come appunto diceva Susanna prima, il tema del disagio psichico e sociale, perché qui abbiamo sia disagio psichico, quindi della persona, disagio relazionale, disagio di carattere disturbi sessuali, eccetera, e poi anche sociale, perché nel momento in cui una persona ha un problema con se stesso e con gli altri, questo si ripercuote nella collettività. E questo ce ne rendiamo conto appunto dai fatti di cronaca, femminicidio e quant'altro. E quindi ecco, il taglio di questo libro, diciamo l'intenzione della scrittura di questo libro è proprio di andare ad inserirsi in questo materiale che non è difficile, perché sì, lo leggiamo, storie simili le leggiamo nella cronaca, ma magari non viene dato al lettore quella predisposizione per poter domandarsi appunto il perché certe cose accadono. Qui chiaramente tutto è trasfigurato nella ficzione narrativa, i personaggi sono personaggi, non sono persone, ma potrebbero esserlo o lo sono, a seconda appunto dei casi. Non sono io, ma potrebbe essere il vicino di casa, quindi c'è sempre questa difficoltà nell'identificarsi o nel non volersi identificare, perché chiaramente i personaggi si rendono colpevoli di azioni molto gravi, sanzionabili dalla legge, e oltre che dalla morale e anche da una condotta religiosa, se intendiamo prendere in considerazione anche questo. Il grande assente di questa raccolta di tuoi racconti è il sentimento. Perché? Il grande assente del sentimento, in parte è vero, non del tutto, perché diciamo che ci sono, forse sono la minima parte, i racconti che presentano delle situazioni dove il sentimento c'è, ma diciamo sembra essersi assopito, c'è sempre qualcosa che è più forte, che è in grado appunto di mettere diciamo la berlina al sentimento, come nel racconto tra 400 anni, che c'è questa storia di un nonnino che praticamente vive nella sua ossessione di farsi ibernare
e quindi con questa convinzione, diciamo, che stravolge la sua vita, perché lui comincia a credere in questo progetto appunto prionico dell'ibernazione, però nello stesso tempo non si accorge che allontana la moglie, maltratta il figlio, addirittura il nipote non lo considera, e quindi sostanzialmente si stacca dal mondo degli affetti, diciamo, dallo scenario domestico. Però questo nel finale anche si vede, arriva appunto in ritardo, perché c'è appunto una riabilitazione. Sì, c'è una riabilitazione del sentimento, però che arriva, diciamo, tardi e tardiva, perché se ne accorge appunto quando sua moglie viene a mancare. E quindi è questo, diciamo, in questo senso, in questo racconto, è il fenomeno che crea una sorta di anticlimax, e quindi il personaggio che quasi nostalgicamente riflette su quello che poteva, diciamo, dare agli altri, che non ha fatto, inseguendo un sogno che poi è un sogno molto illusorio e, diciamo, futuristico, quello dell'ibernazione. Però in via generale, giustamente, sì, nella gran parte dei racconti mancano gli affetti, perché appunto le dinamiche sono dinamiche distorte, e quindi in questa logica di rapporti con gli altri, perché appunto laddove ci sono ad esempio le perversioni sessuali, sappiamo che le perversioni sessuali sono possibili in presenza di un personaggio diciamo, un personaggio che adotta un sistema, una forma di potere verso gli altri, e quindi essendoci relazioni basate su attribuzioni o diciamo l'utilizzo di forme di potere quando in realtà non sono lecite, perché stiamo appunto parlando di universi diciamo di comunità, è lì che appunto gli affetti non possono avvenire, non possono avere voce, perché appunto la deviazione, la distorsione, abbiamo detto anche lo straniamento, non consente appunto di risaltare questi aspetti emotivi per dare invece più spazio a quelle che sono le manifestazioni appunto mostruose, le ossessioni, le paranoie, e quindi sono questi atteggiamenti della mente, diciamo, malata, che sono ad avere la predominanza sugli affetti, sul normale sentire appunto della persona. E quindi la mancanza di sentimento va ad enfatizzare anche certo, questi comportamenti. Certo, amplifica. Io voglio fare solo un'ultima domanda, dopodiché lascio la parola a quella a cui Lorenzo non ha ancora risposto dalla prima volta che gli ho spedito la mia recensione, quindi io sono curiosissima di sapere. A chi ti rivolgevi quando scrivevi questi racconti, se ti rivolgevi a qualcuno, e quindi chi era il tuo lettore implicito, e questo lettore implicito coincide con il lettore reale, attuale, cioè con chi ti sta leggendo, oppure no? Allora, devo dire che, cioè, quando ho scritto questa raccolta di racconti non avevo in mente un lettore in particolare a cui riferirmi. Ovviamente non è un libro che adatto, diciamo, a ragazzi sotto una certa età, perché magari potrebbe organizzare certi messaggi, però giustamente è un libro che è adatto a un pubblico esteso, qualsiasi tipo di persona, che può trarne un'interpretazione diversa secondo appunto anche delle esperienze personali, e quindi posso dire che in base alle recensioni che sono state scritte o anche a commenti che mi sono arrivati, comunque sia il lettore di questo libro è un lettore molto, molto diversificato, e quindi va per esempio da persone anche molto anziane che hanno letto questo libro e ci hanno ritrovato delle cose molto interessanti, altri più giovani che magari mi hanno detto alcuni racconti io non li avrei messi perché troppo forti. E quindi diciamo che il lettore implicito, che non c'era, diciamo, in questo caso da parte mia, perché io ho scritto per me, non tanto per un pubblico, però sono stato contento appunto di aver visto che ci sono stati apprezzamenti o anche sia contestazioni all'interno sempre del panorama letterario, recensionistico, quindi delle critiche più o meno forti riguardo certi temi o certi racconti. Quindi questo è un fattore molto positivo che mi ha arricchito e che continua a arricchirmi anche per la produzione successiva che ci sarà, se ci sarà. Per esempio, anche qui questa sera sono state dette delle cose molto diverse a seconda della persona giustamente che ha parlato, del bagaglio personale, di conoscenze. Quindi
ogni apporto che una persona è in grado di dare è sicuramente significativo e dà ulteriore valore all'opera, che appunto non è l'interpretazione singola dell'autore, cioè mia, quella significativa, quella importante, ma anche la cooperazione che il lettore ha con me, con la mia opera. E quindi ecco, penso, non so se ho risposto alla domanda, però. Sì, diciamo che no, mi hai risposto, nel senso che tu dici hai scritto per te, non ti rivolgevi sì. a qualcuno mentre scrivevi, però tuttavia tu hai scelto di affrontare la tematica sociale, sì. che comunque è una tematica molto presente nella tua produzione. Sì. E quindi tu comunque hai intenzione di lasciare un messaggio, certo. soprattutto la critica alla società, l'abbiamo già detto, ma indubbiamente hai i tuoi messaggi da portare al lettore, comunque al pubblico che ti segue. Sì. Ecco, questo intendevo. Sì, chiaramente ho scritto per me, ma comunque sia tutto il libro è una denuncia, una critica alla società, abbiamo detto. E quindi proprio per il fatto che non c'è mai un giudizio in questi racconti, anche nei racconti più terribili della pedofilia, del sadomasochismo, non c'è mai una voce, magari di un altro personaggio che interviene a distanziarsi o comunque a dare un parere negativo su quanto è successo. Questo proprio perché voglio che sia il lettore ad intervenire in questo senso, ad avere una risposta emotiva. Magari anche una risposta emotiva negativa, di disgusto, di raccapriccio, però questo deve venire direttamente dal focus aristotelico, quello attraverso cui viene la catarsi, e quindi comunque è una nota positiva quella, perché è attraverso quel processo che avviene, il processo di purificazione, che comunque è possibile non solo nella tragedia greca, a mio avviso, ma anche nelle opere letterarie. E anzi io la trovo molto presente, l'ho fatto presente nella mia recensione, nella tua raccolta. Trovo che sia un ottimo elemento, appunto, di forza dei tuoi. La scrittura è un po' tutta a catarsi. Sì, indubbiamente qui ci sono tutti gli elementi. In genere, tutti gli elementi, cioè, della catarsi, della purificazione sono presenti. Quindi c'è la paura, c'è la pietas e c'è la mimesi, cioè l'identificazione del personaggio con. Del lettore con il personaggio, scusate, e poi attraverso questi due elementi c'è una sorta di purificazione, di distacco emozionale, nel senso io finisco di leggere quello che ho letto prima, questo è accaduto al personaggio, non a me, quindi ci si tranquillizza, a me potrebbe comunque non accadere perché ho già in qualche modo spurgato questa emozione attraverso la lettura. Ovviamente questo è un processo inconscio, non è che il lettore se lo dice, però comunque può avvenire in alcuni casi e lo trovo molto interessante. Chiaramente ci sono anche pochi nella raccolta, però ci sono anche racconti che hanno un taglio, diciamo, più ironico, comico, come diceva Susanna, quindi messi in una raccolta in cui poi si parla di temi come la pedofilia, come il disagio, il disturbo, eccetera, eccetera.